Ciao ragazzi e benvenuti, sono Le Farri ed oggi scopriamo Sands of Aura, ovvero un nuovo action RPG con visuale isometrica fortemente ispirato a Dark Souls. Quindi è un gioco in cui dovremo esplorare tanto, dovremo morire tante volte e specialmente ci saranno un sacco di errori che ci segneranno come evitare appunto altre morti ancora. È un gioco che al momento è in early access, quindi significa che è ancora in fase di sviluppo, quindi mancano contenuti, mancano, anzi ci saranno purtroppo bug e glitch vari e comunque deve ancora migliorare tanto e saranno ancora implementate tante altre cose. È un gioco che comunque, nonostante l'early access, è parzialmente e sottolineo parzialmente in italiano, quindi abbiamo il menu principale con le impostazioni grafiche e parte dei menu di gioco, quindi qualche tutorial, qualche narrazione e qualche altra cosa, sottolineo in parte. Comunque è comunque già una buona promessa, significa che con il tempo avremo un gioco completamente in italiano. Ottimo, prima però vi invito ovviamente a lasciare un like nel caso vi piace il video, lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate una volta visto il gioco e ovviamente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube e al canale Twitch per scoprire chicche come queste, recensioni, approfondimenti, serie e molto altro che magari altri canali non vi mostrano benissimo. Io direi di partire. Il gioco è possibile giocarlo anche con il pad, ma noi usiamo mouse e tastiera perché alla fine mi sembra che sia fruibile anche così. Allora, tipo di viso, allora, per un qualche motivo sembra che la nostra ragazza, che il nostro personaggio sia esclusivamente una ragazza. Va bene, ok, mi va bene così. Stile dei capelli, porca vacca, cos'è questa roba qua? Senza offesa, ma porca vacca, ma cosa hanno messo su? E va bene dai, facciamolo così che mi pare meno brutta delle altre. Colore capelli, benissimo, stile barba. Ma evidentemente allora non c'è il sesso, però è come se lo ci fosse. Vabbè, colore barba, ok. Penso di non aver mai fatto un personaggio così brutto in un videogioco, davvero. Comunque non è quello che ci interessa alla fine. A noi ci interessa sostanzialmente la narrazione e ovviamente il gameplay. La narrazione, onestamente, non so neanche se sia in italiano, infatti è in inglese e non è neanche subbata, per cui ragazzi skippiamo, che tanto questo video non vuole essere walkthrough bensì una presentazione delle dinamiche di gioco. Ecco, tieni premuto per saltare, vediamo un po'. Graficamente vi dico già che lo stiamo giocando al massimo, per cui non è non è affatto male, mi verrebbe da dire. E vi ricordo comunque che YouTube comprime moltissimo tramite il suo algoritmo, per cui vederlo su YouTube non è come vederlo dal vivo. Dal vivo fidatevi che rende abbastanza, ecco. Dico abbastanza perché comunque non è che siamo di fronte a un Diablo 4 oppure a un Baldur's Gate 3, giusto per capirci un attimo. Però è già meglio di nulla. Fra l'altro, vedete, tieni premuto e c'è il tasto per saltare, ma il tasto è sopra il tieni premuto, quindi io mi sembra di intravedere una F, ma non ero molto certo, onestamente. Questo qui non è il tempo per andarsene. Ok, allora la visuale è dall'alto, ma comunque dietro alla nostra protagonista, tant'è che con il mouse posso ruotarci attorno. Bene, allora vediamo un po'. Abbiamo due percorsi qua. Andiamo di qua, per esempio. Si scatta con Shift, si fa anche il salto, quindi in un certo senso è proprio un Dark Souls con visuale isometrica. Allora, esamina. Vedete? Questa cosa che a me la ricordavo perché l'ho vista l'altra volta. Metà in italiano e metà in inglese. Saltare ti permette di raggiungere aree che altrimenti non saresti in grado di fare. Forzieri e altri oggetti possono essere localizzati in questo percorso. Ok, allora andiamo avanti. Salta. Benissimo. Qui abbiamo una cesta che andiamo ad aprire con F. Pick up. Prendi runa. Un po' misto, dai. Runa, lama magica, va bene. Lingue miste, però speriamo che un domani, come vi dicevo prima, qua c'è l'attacco, il blocco con il click destro, qua c'è un forziere, ma io non credo di riuscire a raggiungerlo, mi pare un po' troppo in alto per i miei gusti. Oppure no. Boh. Va bene, dai. Torniamo indietro e forse lì ci si arriva da qualche altro percorso, immagino, magari più avanti. Ci hanno messo lì per invogliarci, ma non è fattibile per il momento. Vediamo un po' cosa dicono di qua. Esamina. Allora, all'interno del menu puoi equipaggiare armature e armi, visualizzare le missioni del diario o andare al menu opzioni. Apriamo con tab, vediamo un po'. Allora, Deathstone, pietra della morte. Se usi questo oggetto, quando morirai tornerai all'ultimo posto dove hai riposato. Usalo se sei bloccato e non hai modo di uscire.
Rusted Remnant Sword, danno, fendente a una mano. Gli attacchi hanno una probabilità del 25% di generare il doppio della corruzione. Spada, aumenta la generazione di corruzione del 25%. Ok. Runa, quando è montata, aumenta il danno dell'arma magica del 4,5%. Seleziona una runa e poi un pezzo d'armatura su cui montarla. Armatura io non ne ho, perché mi secco solo la spada addosso, per cui andiamo avanti. La equipaggeremo forse, e dico forse più avanti. Ispeziona. Le stalattiti sembrano avere tipo una sorta di muscolatura. Ogni lineamento ondulatorio è colorato in svariate sfumature del sole, o perlomeno è così che è descritto nel libro degli antichi. Andando più vicino vedi la formazione coperta con dozzine di cosi illuminati. Sì, vabbè. Ok. Boh. Allora. Giving the button a quick tap. Allora, se clicchi shift velocemente ti permetterà di fare un dodge. Tenerlo premuto invece ti darà un aumento di velocità sprintando. Vediamo un attimo. E questo l'abbiamo già provato prima. E invece c'è anche il dodge. Perfetto. Avanti tutta. Qui c'è un ceffo. Lawrence Cavaliere Mentore. Beh, non sarai il miglior striking, che non so cosa sia, in Star Spire, ma sei comunque affidabile nel tempo. Il signor Lawrence ti dà il benvenuto con un sorriso. Lawrence, il tuo mentore, il tuo più caro amico e presto un fratello di armi. Piacere di vederti, cavaliere che sarai. Vabbè. Che ne dici di salvare la città, la nostra città? Dico di sì. Perché noi? Dico di sì. Vabbè, qua ragazzi è un po' in inglese, un po' in italiano, ma vaffanculo. Non ho ben capito il perché di sta scelta. Comunque, ok. Scorta di riserva, riposa. Bene. Penso che sia una sorta di checkpoint. Esamina. Suonare la campana della risonanza curerà le tue ferite, rinfrescherà i tuoi testamenti e salverà i tuoi progressi. Testament bells, le tue campane del testamento. Attraverso il mondo troverai delle campane e delle campane doc, che presumo siano tipo porto, credo. Se ucciso rinascerai all'ultima campana suonata. I nemici risponeranno assieme a te. Comunque, tu lascerai il drop del tuo glint, o quindi la nostra moneta, alla morte, e avrai una chance di recuperarla dopo la morte. Quindi in pratica souls like. Ok, se moriamo lasciamo le monete per terra, ma possiamo recuperarle per una volta sola. Allora, i nemici, devi fare i conti con i nemici oppure altrimenti ti correranno dietro. Sguinzai gli attacchi normali per ucciderli. Gli attacchi normali generano corruzione che si accumula e può essere rilasciato come un attacco speciale. Aio. Bello il fatto che abbia il sangue il nemico, eh. Ok. È morto. Il che è una cosa buona. Andiamo avanti. Allora. No, no, ma cosa? Ma stavo leggendo. Ma state buoni un attimo, cazzo. Allora, fermi tutti. Quando avrai generato abbastanza corruzione attraverso gli attacchi normali, potrai rilasciare un attacco speciale devastante contro i tuoi nemici. Usare un attacco speciale ti darà anche l'incantesimo Spellblade. Non so cosa sia. Comunque, e per l'attacco speciale. Ok. Fa un po', lo proviamo, ok? Effettivamente fa male. Ottimo. Mi sa che ogni attacco speciale consuma una barretta delle 4 che abbiamo. Allora, le campane del testamento cureranno le tue ferite e ti faranno recuperare la vite. Sono limitate come, insomma, nel mondo di gioco, e possono essere recuperate usando la campana della risonanza. Ah, ho capito, quindi sono delle sottocampane in un certo senso. Sì? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Aglio. La nostra vita è la barretta a sinistra, sembrerebbe. Bene. Andiamo avanti. Allora, devo dire che per essere un indie comunque non è affatto male. E ci sono delle scelte un po' particolari, a livello anche stilistico più che altro. Perché il nostro personaggio sembra tipo una caricatura, ma i nemici non lo sembrano tanto.
Prendi testo sacro di Lasis, vediamo un attimo. Questi qui in pratica sono cosi della lore, credo. Un sacerdote potrebbe usare questo testo sacro. Ah, forse dandolo al ceffo di prima ci dicono qualcosa di interessante. Ok, proseguiamo. Ah, sì? Aglio. E questo è morto. Perfetto. Abbiamo già poca vita, incredibile, ma vero. Attacco speciale. Bene. Qui cosa vogliono? Allora, quando avrai una gemma incantesimo nella tua arma, potrai caricare le cariche della lama incantesimo attraverso gli attacchi speciali. Quando saranno attive, potrai usare il blocco, i dodge, gli attacchi normali e gli attacchi speciali per attivare differenti elementi, effetti elementali della gemma incantesimo. Ok. Aglio. Perfetto. Sono un po' morto, direi. Tutti ritornano a Lasis. Ottimo. E quindi? Vediamo un po'. Siamo ritornati giustamente qua. Vediamo se... E questo? Non me ne ero neanche accorto. Prendi runa, runa critica. Vediamo se possiamo dargli... You have no offering. Non hai nessuna offerta da dare. Ok, come non detto. Talk. Vediamo di qua cosa abbiamo, ragazzi, che sono curioso. Comunque, ovviamente, non è affatto facile. Questo voglio ribadirlo, insomma. Se cercate un gioco tranquillo, io direi che potrebbe non fare per voi, insomma. Ah, era per curarsi quella lì. Potevo farlo prima, effettivamente. Riposa. Vediamo un attimo. E adesso ritornano tre. In pratica sono le fiaschette, dai. Non l'avevo capito. Non l'avevo capito. Porca vacca, che stavo per finire di sotto. Allora, i movimenti comunque sono piuttosto fluidi, se devo essere sincero, eh. E i comandi anche. Benissimo. Bisogna solo prenderci un po' l'abitudine, devo dire. Qua le premesse per un buon gioco ci stanno, ecco. Io non sono onestamente un amante degli early access, quindi non mi verrebbe spontaneo giocarlo fino alla fine, se gioco qua sapendo che appunto non è completo. Però, le premesse sono buone. Mi fa piacere, devo dire, mi fa piacere, molto piacere. Mortacci tu, andiamo a riprenderci i nostri danari qui, giusto? Ma questo qua è cattivissimo però, eh. Eccolo. Teoricamente, vediamo, prendi armatura, pantaloni avviluppati. Mi sa che erano questi qua i miei averi, sapete? Allora, pantaloni avviluppati, ma li abbiamo messi? Pantaloni da scudiero. Schivante. Ah, ok. Salute. Pantaloni da scudiero 10-10. Qua invece 13-15. Ok, sono decisamente meglio, direi. Io posso mettere una runa da qualche parte? Runa lama magica. Perfetto. Così aumentiamo l'attacco. Runa critica. Quando è montato aumenta il danno critico di 4,5%. Vabbè. Ok, là c'era un ceffo. L'abbiamo lasciato vivere. Ah, ma qua stiamo tornando indietro. Ma che cazzo. Vediamo un po'. Allora, c'è un ceffo qua a sinistra, giusto? Sì. L'ho visto prima. Perfetto. Bene. Qua cosa dicono di bello? Ah, sì, l'ho già letto prima. Ok. Bastardo. Nemico fastidioso questo che scappa, eh. Ah. E qua, secondo me, è la zona di prima. Lì c'è un forziere, ma come cacchio ci si arriva? Ispeziona. Vabbè, qua ragazzi sono pezzi di lore che non ho voglia di tradurre in inglese, se devo essere sincero. Anche perché non è che stiamo facendo una serie. Se fosse una serie ci farei anche un pensierino alla traduzione. Ma così non è. Testo sacro. Vedo che l'ambientazione comunque è piuttosto varia e ben strutturata, eh. Fascia per viso. Vediamo un po', ragazzi. Benissimo.
Salute 13, armatura 15. Ok, sembra una pagliaccia, però ci sta. Qua cosa abbiamo? Prendi gemma magica. Oh, artefatto scoperto. Gemma lama magica del fulmine. Bene, come si mette questa? Dentro la spada. Ok. Quindi in pratica si deve caricare un attimo e dopodiché rilascia il potere. Porca di quella vacca. E beh, d'altronde me la sono cercata. Bene ragazzi, io direi che qui con Sense of... cavolo, mi sfugge il nome, un lapsus. Va bene, con questo gioco ragazzi possiamo aver concluso. Detto questo vi invito a iscrivervi ovviamente al canale La Fairy Place, che è il canale che avverrà, che partirà fra un po' per le serie, i vari social, quindi Twitch, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, e qualche video qui per ingannare l'attesa. Grazie e alla prossima.